e il cuore. Ci dimostra qual è un uomo. È dal cuore che noi sappiamo chi è una persona. E il nostro cuore non è pulito. Il nostro cuore non è sano. Abbiamo un cuore malato, un cuore imbrigliato, un cuore ferito, un cuore tante volte invasato, un cuore molte volte inquinato, fino alle radici. Nessuno ha un cuore sano e perfetto. Però Dio promette un cuore nuovo, il cuore creato da Lui, secondo giustizia e verità. È il cuore dell'uomo nuovo, il cuore che ci viene dato quando Dio avrà purificato con il suo spirito una persona e quando crea in queste persone una condizione nuova. È quello che noi chiediamo. E siccome siamo sempre esposti all'inquinamento del cuore, alle malattie del cuore, alle malvagità del cuore, ecco che abbiamo sempre bisogno di ricorrere a Gesù, perché Egli purifichi il nostro cuore, risani continuamente il nostro cuore, perché lo libera da tutti i turbamenti, da tutte le paure, perché medichi le ferite, ma perché soprattutto lo ripulisca da ogni peccato, lo ripulisca dalle passioni che fervono dentro il cuore e lo preservi da tutte quelle belve malvagie che cercano di entrare nel cuore e di fare tana nel cuore. Questa mattina noi chiediamo questa purificazione al Signore e chiediamo al Signore di entrare nel nostro cuore per liberarlo da tutto ciò che è male ai suoi occhi, da tutto ciò che è pericoloso per il nostro cammino. O Signore, vieni, vieni questa mattina e purifica il nostro cuore. Io fonderò su di loro il mio spirito e li purificherò e darò loro un cuore nuovo. O Signore, chiediamo il tuo spirito, perché noi siamo aspersi di acqua pura mediante questo spirito e siamo purificati. Signore, noi invochiamo il tuo spirito in questo momento e poi, come segno, faremo l'effusione dell'acqua attraverso cui lo spirito purificherà le nostre coscienze. Marino anima no gloria naro yoro. Scendi Signore nel mio cuore e fondi l'acqua pura. Vieni Signore yani niara yuni niana maiore manavinu. No iriano vina yoriana yara yanu. Signore, apro il mio cuore, Signore, apro la mia mente, Signore, apro la mia vita. Scendi acqua pura, scendi rugiada del cielo luminosa, scendi dentro di me, mia lara ioninionimo. Nara ini amara ye nana ye li nama yore nua nua ni anu eshere ni anu malara nu ye nu ka nu ye ru ye liaro nu nalara ye nu shi
Dio eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione, sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Degnati, Signore, di benedire questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'incide del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. L'acqua è sgorgata dal Tempio Santo di Dio, l'acqua è sgorgata dal tuo fianco, o Cristo Signore. È una fonte di salvezza che lava dal peccato e rinnova la vita. Alleluia. Alleluia. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire la sorgente dell'acqua pura, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come creature nuove, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, benedici il tuo popolo e ravviva in noi, per mezzo di quest'acqua, il glorioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Madre Santa, tu hai dato la luce al Re, che governi il cielo e la terra per i secoli d'eterno. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio,
perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore. Cosa noi conserviamo nel nostro cuore? Se penetriamo nel cuore di Maria, troveremo sempre cose belle. Troveremo le trafitture, perché il cuore di Maria fu sempre trafitto, come già le aveva detto Simeone: la spada trafiggerà il tuo cuore, a causa del bambino, a causa di Gesù. Maria ha il cuore trafitto a causa di Gesù. La presenza di Gesù è fonte di dolore, sarà fonte di consolazione. Uno dei momenti di trafitture e di consolazione è questo che ci narra il Vangelo. Maria è sconsolata, angosciata, ha perduto Gesù. Non è perdere un figlio qualunque. Può capitare a una madre di perdere di vista un figlio, ma Gesù era il figlio di Dio, dato a lei da allevare, il figlio di Dio nato nel suo grembo per opera dello Spirito. Era il Salvatore del mondo, era stato affidato a lei e al Padre, cioè allo sposo di Maria. Perdere Gesù era perdere Dio, affidato a loro, perdere il Salvatore del mondo, l'enorme responsabilità di Maria. Come mai questo figlio così buono, così obbediente, sfugge agli occhi di Maria, sempre aperti, agli occhi di Giuseppe, sempre vigilanti? Come mai Gesù si sottrae? L'angoscia di Maria è incommensurabile. Chiunque di voi può comprendere l'angoscia di Maria, come l'angoscia di Giuseppe. Era un figlio, era stato affidato a loro, per tutti gli uomini, era il figlio affidato dal Padre, affidato da Dio per tutta l'umanità, era il tesoro del mondo, la salvezza del mondo. E Maria cammina, cammina, 3 giorni di dolore, finalmente lo trova. Quale non fu la sua consolazione nel trovarlo? Dove lo trova? Nel Tempio del Signore, nella casa del Signore. Dove si può trovare Gesù? Gesù si trova nella casa di suo padre. Quanta consolazione, quale sollievo. E con dolore immenso
una consolazione immensa in Maria. Nel cuore di Maria c'è la desolazione e la consolazione a causa di Gesù. Gesù assente produce desolazione, Gesù presente produce consolazione. E così in tutti gli episodi del Vangelo Maria sarà sempre trafitta dalla spada del dolore fino alla crocifissione, quando sotto gli occhi gli uccidono il figlio, quando sotto i suoi occhi Longino prende la spada e trafigge il cuore di Cristo. E allora è che il cuore di Maria si sentì profondamente trafitto. Era l'ultima grande trafittura che essa riceveva nel cuore. Ma con le trafitture Maria riceve la consolazione del figlio, la consolazione dello spirito, per cui è un cuore sconsolato, un cuore consolato, un cuore trafitto, un cuore risanato, ma un cuore sempre pieno dei fatti di Dio, un cuore che non conserva rancore per nessuno, dove non c'è posto per sentimenti ostili, dove non c'è posto per colui che immette nel cuore dell'uomo sentimenti cattivi. Non c'è posto, come per il peccato, così per tutte le conseguenze del peccato. Non c'è posto per le passioni umane, per le passioni della carne, per le passioni del mondo che vengono inoculate in noi. C'è posto soltanto per i fatti di Dio, per il mistero di Dio che si comunica all'uomo e attraverso fasi di trafitture e risanamenti si innesta nella vita dell'uomo, fa crescere l'uomo attraverso l'assenza e la presenza, attraverso la desolazione e la consolazione, modella il cuore dell'uomo e lo rende simile al cuore di Cristo. Noi questa mattina vogliamo fissare lo sguardo sul cuore di Maria e sul cuore nostro. Nel cuore di Maria troviamo sempre Dio, i fatti di Dio. Beata la Vergine Maria, ha detto, custodiva la parola di Dio meditandola nel suo cuore. Cosa troviamo nel cuore di Maria? La parola di Dio, il fatto di Dio, il dabar di Dio, termine ebraico che significa parola e fatto, perché Dio parla attraverso il suono delle parole, ma parla attraverso i fatti. Maria aveva nel cuore Dio, le parole di Dio, i fatti di Dio, la verità di Dio, l'amore di Dio, il mistero di Dio. Tutto il suo cuore era pieno di Dio, e questo lo si rivela dal Magnificat, quando Maria esplode nella pienezza del cuore. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Poi narra tutte le meraviglie di Dio nei suoi riguardi e le meraviglie di Dio nella storia della salvezza. Ha deposto i potenti dei troni e ha innalzato gli umili, ha rimandato i ricchi a mani vuote, mentre ha saziato i poveri, quelli che avevano fame, perché la promessa sua
la promessa di Dio si adempie sempre. Il cuore di Maria è pieno della presenza del Signore. E il nostro cuore? Interrogati, o cristiano, questa mattina, interrogati, uomo, donna, giovane, ragazza, anziano, fanciullo, fanciulla, cosa c'è nel tuo cuore? Dimmi cosa hai nel cuore e io ti dirò chi sei. Il cuore dell'uomo. Gesù conosceva bene il cuore dell'uomo. E quando i farisei si avvicinarono a lui e si lamentarono che i suoi discepoli mangiavano con le mani sporche, lui dice: ipocriti, ipocriti, non sono le cose che vengono dall'esterno, non è la sporcizia con cui noi ci imbrattiamo le mani che inquina l'uomo, ma l'uomo è inquinato da quello che porta nel cuore. Tu sei già inquinato. Che cos'è questo inquinamento esteriore? Non fa niente. Nessun elemento che entra nell'uomo dal di fuori può inquinare l'uomo. L'uomo è il cuore. Ed è nel cuore la fonte dell'inquinamento. E qui Gesù enumera le 12 intenzioni cattive, ossia le potenzialità che abbiamo dentro il cuore dell'uomo, le 12 inclinazioni che aprono la via all'inquinamento quando sono soddisfatte. È dal cuore dell'uomo che esce la fornicazione, l'adulterio, l'invidia, la gelosia, la vendetta, l'odio. Sono queste cose che inquinano l'uomo, ma il mangiare con le mani sporche, questo non inquina l'uomo. Gli alimenti che voi catalogate impuri e non puri, questi non inquinano l'uomo, perché non entrano nella fonte, non entrano nel cuore. È il cuore il centro dell'uomo, da cui parte la bontà e da cui parte la nequizia dell'uomo. E allora ecco che Dio manda il suo Spirito per purificare il cuore. Dammi, o Figlio, il tuo cuore, perché lo voglio purificare. Dammi, Figlio, il tuo cuore. Questa mattina dobbiamo dare il cuore a Gesù per le mani di Maria. E dobbiamo guardare in fondo al cuore di Cristo e in fondo al cuore di Maria. Perché come il cuore di Cristo, come il cuore di Maria, così deve diventare il nostro cuore per essere cittadini del Regno. Dammi il tuo cuore. Gesù diceva: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. E nelle Scritture c'è un versetto: dammi, Figlio, il tuo cuore. Gesù vuole il cuore nostro, perché il cuore sia risanato da tutte le infermità, perché il cuore sia purificato da tutte le inclinazioni cattive, perché il cuore sia mondato da tutti i peccati che inquinano il cuore dell'uomo,
Dobbiamo dare a Gesù il nostro cuore per le mani di Maria questa mattina, perché scenda lo Spirito Santo dentro il cuore e sia purificato da tutti i peccati, da tutte le passioni, da tutte le nequizie, dall'odio, dal rancore, dall'impurità, dall'invidia, dalla gelosia, dalla gola, dall'avarizia, dagli attaccamenti alle cose, da tutte le concupiscenze cattive. Dobbiamo avere il coraggio di dare a Gesù il nostro cuore e di fare penetrare dentro il nostro cuore la luce divina, la forza dello Spirito. Guai a chiunque di voi che serra il proprio cuore e non vuole fare entrare la luce, non vuole fare entrare l'amore, non vuole fare entrare la purezza di Dio. Resterete nei vostri peccati, dice la Scrittura. Se vuoi il tuo cuore nuovo, il tuo cuore risanato, purificato, apri il tuo cuore, fa entrare la luce, fa entrare lo Spirito Santo, fa entrare Maria tua madre, perché essa risollevi il tuo cuore, è la madre che ripulisce la casa, che riordina la casa. O Maria, madre nostra, questa mattina noi, contemplando il tuo cuore meraviglioso, pieno di Dio, ti chiediamo di venire con Gesù e col tuo Santo Spirito dentro il nostro cuore, e ti chiediamo, Maria, di fare pulizia dentro il nostro cuore, di medicare le ferite, rimarginare le piaghe, riordinare tutto, Maria, in modo che il nostro cuore, ripulito, risanato, riordinato, possa dare un'ondata di vita nuova alla nostra esistenza, perché il nostro cuore, ripulito e risanato, possa amare Dio sopra ogni cosa, possa amare il prossimo come Cristo ha voluto che noi amiamo, perché nella forza del cuore nuovo possiamo camminare ancora nella vita e glorificare Dio nostro Padre. Amen. Perciò, o israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la condotta del suo cuore. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità. Signore, parla a ciascuno di noi, non pensiamo ad altre. Ognuno senta queste parole calare nel proprio cuore. L'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse. Formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o israeliti? Liberami. Io non godo della morte di chi muore. Liberami dalla morte, Signore. Parola del Signore Dio, convertitevi e vivrete. Convertimi, Signore. Signore, tu ci esorti alla conversione del cuore. Convertirci a te, convertirci ai fratelli. Questa doppia conversione, verticale e orizzontale, è la nostra salvezza. Il trionfo dell'amore che fa distruggere il peccato, la conversione a Dio, il trionfo dell'amore che distrugge l'odio e il rancore verso il prossimo. Questa è la conversione che fa vivere, e questa doppia conversione nell'amore che il Signore esige da noi, altrimenti ci sarà la morte. Perché volete morire, israeliti? Io sono il Dio della vita. Convertitevi, amate Dio, amate il prossimo e vivrete. Grazie, Signore.
col cuore.